Sono contento che l'amministrazione comunale abbia scelto Casa dell'Energia come luogo simbolo per questa transizione ecologica, transizione energetica che ovviamente va verso una decarbonizzazione della nostra provincia, della nostra città, ovviamente per riuscire anche ad abbattere quegli effetti climatici devastanti e ovviamente anche quella povertà energetica che oggi si affligge. Ridurre le emissioni di CO2, cambiare gli stili di vita ed utilizzare energia pulita da poter mettere in rete. Prosegue così ad Arezzo l'elaborazione del piano d'azione per l'energia sostenibile ed il clima, ancora grazie ai contributi dei cittadini con il secondo incontro pubblico alla Casa delle Energie. Quello che stiamo definendo è un piano d'azione, cioè una prospettiva di azioni di lungo periodo per raggiungere una maggiore sostenibilità climatica della nostra città. Quindi oggi verranno definite e messe a punto tutta una sintesi di proposte fatte da parte dell'associazione dei cittadini sul tema della sostenibilità ambientale e dell'energia. Il piano d'azione per l'energia sostenibile del clima traccia l'obiettivo della riduzione del 40% delle emissioni in atmosfera entro il 2030. Esattamente, però in questo momento con la nuova normativa europea, con la nascita delle comunità energetiche rinnovabili, noi possiamo, visto la produzione di energia che abbiamo, scambiare anche virtualmente e poter in qualche modo dare energia anche agli edifici pubblici limitrofi, come per esempio il parcheggio Baldaccio, come la scuola e il liceo Francesco Redi di Arezzo, e quindi stiamo proprio attuando questo tipo di provvedimenti per riuscire quanto prima ad essere ancora più utili al tessuto cittadino. Oggi, a seguito di quello che sta accadendo qui vicino in Europa, bisogna ripensare un po' tutto il paradigma energetico e quindi attivare fin da subito delle azioni per essere indipendenti e sostenibili.